zia Calpurnia mi ha lasciato un castello? In famiglia si parlava spesso dell'eccentrica prozia Calpurnia, da tutti etichettata come una vecchia pazza per via della sua ossessione per la magia e l'occultismo. Il suo nome è spuntato all'improvviso una settimana fa, quando sei stato contattato da un misterioso studio legale che ti ha comunicato di essere l'unico erede degli averi della prozia passata a miglior vita. L'entusiasmo iniziale è subito scomparso non appena ti sei ritrovato di fronte a quello che il testamento definiva pomposamente castello, quando invece era un rudere con due torri sul punto di crollare, nascosto in una radura sperduta nella foresta. Calpurnia ha lasciato anche alcuni oggetti di poco conto e il suo diario, zeppo di formule magiche per improbabili pozioni e altre incomprensibili stranezze. Nel diario si parla però di un tesoro nascosto nel castello, il favoloso smeraldo magico, che vale una fortuna e che devi cercare di recuperare seguendo le indicazioni e superando le insidie che quel rudere disabitato nasconde. L'impresa non sarà certo facile, ma non c'è altro modo per mettere le mani sul tesoro della strega.